L'anno scorso per il mio compleanno ho chiesto una macchina da cucire, sebbene non sapessi neppure da che parte cominciare ad usarla. Ho visto per tanti anni mia madre, una zia e poi un'amica creare cose bellissime, ma so di non avere una buona manualità fine. Non mi aspetto grandi risultati. Sono molto più abile in cucina, dove riesco a gestire molte cose insieme. In questi strani giorni di quarantena ho sfoderato la mia macchina perché ho avuto bisogno di mascherine per poter uscire per andare al lavoro. Non ho trovato nessun negozio che vendesse quelle chirurgiche usa e getta e allora ho pensato di cimentarmi come sarta. Ho fatto innumerevoli tentativi, qualcuno più o meno utilizzabile, meglio di niente, ma io volevo una mascherina ben fatta e anche un po' punk. Ho provato con vari tessuti, soprattutto elastici, come quello di un vecchio leggings di mia figlia, ma il risultato era sempre deludente e sbilenco, finché un'amica mi ha girato un modello. Ho seguito il tutorial in un continuo stop and play. Ho impiegato quasi 2 ore di tentativi ed errori a cui rimediare, ma alla fine ci sono riuscita. Stamattina, forte del successo di ieri sera, ho deciso che era il momento giusto per confezionare la mia mascherina punk. Ho scelto i tessuti e ho proseguito a memoria secondo il modello imparato ieri. Mentre tagliavo le stoffe, ho seguito il culto online e le parole della capitana Longo erano perfettamente in linea con la mia esperienza di sarta inesperta. Fermatevi, non è un invito all'attesa, alla passività, è un invito ad un cambiamento di prospettiva, ad intraprendere un viaggio che ha come punto di partenza il riconoscere la nostra impotenza e per contro l'onnipotenza di Dio, un viaggio che ci porterà dall'agitazione alla pace, dall'incertezza alla fiducia. Caspita, questo è proprio quello che è successo a me alla ricerca del modello di mascherina. L'invito a fermarsi e a non rinunciare, ad affidarsi e a non avvilirsi. Dobbiamo seguire il modello. Finché non mi sono fermata e non ho trovato il modello, ogni tentativo sembrava quello giusto, ma i risultati erano deludenti. Come nella mia esperienza di sarta alle prime armi, ci sono delle volte che parto come una macchina da cucire a tutta velocità e mentre va mi sembra di stare facendo un lavoro magnifico, ma quando mi fermo e osservo scopro che per l'ennesima volta il filo è scappato dal lago e tutta quella corsa non ha prodotto nessun risultato, solo una serie di buchi ben allineati. Se non mi fermo e non seguo la voce del Signore, come se fosse il manuale di istruzioni della mia macchina, per quanto corra e mi sembri di fare un lavoro straordinario, non sto cucendo niente. Se il filo della voce di Dio non è ben inserito nella cruna del lago della mia vita, questa macchina cucirà a vuoto e la mia corsa, il mio affannarmi, sarà inutile. Nella produzione della mia mascherina punk ho usato due tessuti differenti, del jeans elastico e del buon vecchio cotone. I due tessuti hanno reagito in modo diverso allo stesso taglio e alle stesse cuciture. Così nella nostra vita spirituale ci sono aspetti più resistenti e altri più flessibili al lavoro che Dio compie in ognuno di noi, ma se seguiamo il modello, tagliando e cucendo al punto giusto, i tessuti combaceranno e ne verrà fuori un buon lavoro. E mi viene in mente quel canto che dice: è il lavoro di un momento, il lavoro di una vita, in un attimo inizia e può durare l'eternità, ma è l'opera dello Spirito che trasforma il mondo, può iniziare in quest'ora in te, in me. Se affidiamo ogni aspetto della nostra vita al modello che è Gesù, per quante resistenze e flessibilità ci possano essere in noi, potremo riuscire in quella incredibile impresa di assomigliare a Lui. E mentre ho quasi finito la produzione delle mie mascherine un po' punk, mando in anteprima una foto a mia sorella che è microbiologa e che mi dice: molto carine le tue mascherine, ma sai che non servono assolutamente a nulla? Molto incoraggiante. Però produrle mi ha resa felice, mi ha tenuta distratta e ha fatto scaturire in me questa piccola riflessione. Allora, non saranno perfette, forse non serviranno neanche a niente le mie mascherine, ma il mio modello assolutamente no.